È disceso nel grembo della Vergine Maria, così egli oggi scende sull'altare tra le mani del sacerdote per diventare pane di vita eterna per noi. Il Signore visita il suo popolo, il Signore ci porta la sua salvezza. Ecco, questa salvezza, questo incontro che vivifica la nostra vita, che alimenta la nostra fede, la nostra attesa, ecco, del ritorno glorioso alla fine dei tempi, che in qualche modo ce lo fa pregustare. E allora chiediamo oggi al Signore di avere quella fede che aveva San Francesco, che aveva Padre Pio ovviamente quando celebrava l'Eucaristia, riconoscere, scorgere in quel poco di pane e in quel poco di vino la presenza reale, viva del Signore crocifisso, incarnato, crocifisso, risorto. Il Signore discende sull'altare per diventare pane di vita eterna, per nutrire noi che siamo pellegrini in cammino verso la Gerusalemme del cielo. Ringraziamo nel Signore, chiediamo con la fede di Anna, di Simeone, di Maria, di Giuseppe, dei poveri di Israele, ecco, che venga a noi, che ci trasformi, che ci porti la sua luce, quella luce che mette in fuga le tenebre del peccato. Sia lodato Gesù Cristo.